Chers amis, je vous remercie pour votre invitation. Porto le salut le plus sincère des amis des syndicats autonomes valdôtains des travailleurs. E con un piacere ed un interesse del tutto particolare che intervengo a portare i saluti del sindacato valdostano in questo vostro terzo congresso nazionale, al quale noi valdostani guardiamo con grande attenzione in questo momento storico così ricco di trasformazioni e non privo di grandi elementi di riflessione per realtà particolari come le nostre. Viviamo in una fase di profonde evoluzioni, l'attenzione generale è sempre più attratta dai grandi processi di integrazione europea da un lato, di cooperazione economica tra Stati Uniti, paesi del centro del Sud America e dell'Oriente dall'altro, lo ricordava anche Meloni nel suo intervento, nella sua relazione. Nel bacino del Mediterraneo, antica culla di civiltà, si stanno consumando anche grandi tragedie umane e sociali. Così come all'interno dello Stato italiano si stanno verificando grandi trasformazioni sociali e politiche destinate ad incidere sempre di più sulle nostre vite, sulle nostre culture e sui nostri popoli. L'insieme di tutti questi avvenimenti determina delle interdipendenze economiche e politiche che rendono certamente più complesso e difficile il percorso del sindacato, influenzandone le scelte e gli indirizzi. Ed in questa situazione diventa doppiamente difficile per organizzazioni sindacali particolari come le nostre fare fronte all'impegno sociale, propriamente sindacale, e a quello più squisitamente politico di sostegno culturale alle nostre comunità, le cui identità, purtroppo, continuano ad essere seriamente minacciate. Ed in questo senso anche quanto sta avvenendo in Italia attualmente non può non destare preoccupazione. Continua ad essere alto il rischio di una grave frattura sociale che impedirebbe di fatto una ridefinizione di ruoli e di regole atte a permettere una partecipazione diversa dei cittadini in una società che noi tutti vorremmo più giusta e più avanzata. E dobbiamo anche prendere atto che siamo attualmente in presenza, in campo, di poderosi interessi egemonici che mortificano le speranze sovente di chi, come noi, guarda i propri popoli con l'ambizione di non volerli veder soccombere, assoggettati ad un conformismo rampante così di moda oggi. Ieri sera ho assistito all'apertura del vostro terzo congresso nazionale, ho apprezzato molto gli interventi musicali, ma mi hanno anche colpito molto diverse osservazioni degli invitati al dibattito. Non ho capito tutto, ma ho capito abbastanza, direi molto. E costoro hanno fornito degli importanti elementi di riflessione sul destino di popoli come il vostro, ma anche come il mio, popoli che corrono fortissimi rischi di annientamento dal punto di vista culturale. Ed è proprio per questo, ed ecco il senso del mio intervento qui, che è più che mai necessario oggi impegnarsi per definire strategie comuni di fronte all'avanzare di progetti che, seppur mascherati con accondiscendenti definizioni, rivelano un volto arcigno nei confronti della nostra gente e dei nostri popoli. Vediamo che gli stessi profitto prima del progresso. Un ultimo accento e non ultimo il fatto di essere sardi, coscienti e fieri della nostra sardità, coscienti e fieri della servità dei nostri consanguinei, prima che conterranei, in Italia e all'estero. Credo che vada ricordato il felice accordo, la felice convenzione con il patronato ACLI per l'assistenza previdenziale ai vostri aderenti, e credo vada proprio in questa linea. Anzitutto il rilancio di un'attenzione alla salvaguardia
del diritto all'assistenza previdenziale, all'autotutela, del diritto all'educazione, alla difesa dei propri diritti sindacali e previdenziali. Un sistema previdenziale evidentemente che non può avere come fulcro soltanto un ragionamento di un sistema assistenziale o di erogatore di fondi al binario morto del lavoratore, ma come conferimento di un'ampia e autentica dignità culturale. Quest'anno le Acque vivranno una frase cruciale e per certi versi appassionante: celebreremo i 50 anni, è per un certo verso il crocevia della nostra vita. Si dice per l'uomo che diventi più affascinante i 50 anni, speriamo che questo sia valido anche per l'associazionismo. E sperimentiamo sempre più la difficoltà di persistere in quelle che sono le nostre tre fedeltà: alla democrazia, al movimento operaio, ai valori evangelici. Ed è proprio per questo che sentiamo di dover ancora essere utili. Credo sia anche un momento, questo cinquantennale, di rilancio di alleanze e di accordi strategici. Ecco perché chiediamo alla CSS di celebrare questi nostri 50 anni allargando lo spettro della nostra collaborazione. Non solo attraverso l'interazione con i nostri servizi, la formazione professionale, lo sport, la ricreazione sociale, la cooperazione, ma un accordo che, se non richiamasse alla mente organizzazioni malavitose, non esiterei a definire di sangue. E cioè mi riferisco al riconoscimento della sardità come valore, essenza che non può essere legata ad un semplice certificato di nascita o di cittadinanza. La sardità come valore universale, perché è inscindibile dalla persona umana. Occorre operare insieme perché si comprenda che l'essere sardi è legato all'essere, non alla certificazione. Un certificato, per esempio, è capace di dichiarare che noi siamo battezzati, ma da qui ad affermare che siamo cristiani ne è ben d'onde. Ecco perché, allo stesso modo, non vogliamo che l'esperienza di sviluppo, di crescita, di prestigio del territorio che i nostri conterranei hanno contribuito a edificare in Italia e all'estero venga ridotta ad un fattore puramente anagrafico, documentale, di sportello. Stiamo parlando di etnia. Stiamo parlando di lotta disperata per conservare il carattere distintivo della nostra cultura. Stiamo parlando di sangue, stiamo parlando di sudore, stiamo parlando di lacrime. Anche qui si tratta di porre al centro l'uomo. Veniamo da un recente congresso di settore, Emigrazione e Immigrazione, celebrato a metà novembre, e ringraziamo per la partecipazione personale. Pertanto la nostra esperienza e la nostra presenza di sedi in tutto il mondo va in questa direzione, del riconoscimento della sardità a prescindere da confini o da una certificazione anagrafica che qualcuno vorrebbe affermare essere l'unico elemento distintivo del nostro essere sardi. Il accordo tra l'ENA e la provincia di Buenos Aires per la formazione professionale dei quadri, privilegiando in particolare i nostri conterranei, va in questa direzione. Credo che non a caso l'Unione Europea abbia affidato all'ENAIP, per esempio, la realizzazione del progetto sociale, che in Italia vede la Sardegna in prima linea per la gestione di oltre 15 miliardi per lo sviluppo della persona e lo sviluppo del territorio, soprattutto nelle valorizzazioni di quegli elementi che il segretario generale accennava essere importanti: la valorizzazione ambientale, la valorizzazione delle espressioni culturali, artistiche e turistiche, con un forte carattere di transnazionalità. Questo significa che esporteremo la nostra cultura e il nostro modo di essere oltre i confini italiani. Per questo che... gli auguri di successo di questo vostro congresso da parte dei lavoratori, delle organizzazioni che compongono la Confederazione Unitaria di base. Ma dato che stiamo facendo un percorso comune, credo che accetterete il mio intervento come un intervento di un delegato a questo congresso, nel senso che affronterò, seppur brevemente, alcune questioni che
in questo momento sono centrali nell'iniziativa del sindacalismo di Bari. Come avrete forse intravisto dai notiziari televisivi e dai fuochi righe sulla stampa di oggi, ieri in tutta Italia si sono svolte numerose manifestazioni sindacali. Ieri la Confederazione Unitaria di Base e altre realtà del sindacalismo auto-organizzato hanno mantenuto lo sciopero generale contro il governo sulla legge finanziaria, nonostante l'accordo stipulato coi confederali, e all'iniziativa hanno partecipato un numero assolutamente straordinario di lavoratori, di giovani. La stima che abbiamo fatto è che ieri hanno manifestato per le vie in circa 20 città almeno 200.000 persone. Allora, questo che si è realizzato ieri è un fatto straordinario, perché con tutta la possennata campagna che c'è stata attraverso i media sulla revoca dello sciopero generale, pochi erano a conoscenza del fatto che delle organizzazioni mantenevano invece l'iniziativa di lotta e le mobilitazioni. Ieri noi abbiamo mantenuto l'iniziativa di lotta, lo sciopero, le manifestazioni, da un lato perché pensavamo che non esistessero le condizioni, in base a come stava andando la discussione, per un accordo che salvaguardasse gli interessi dei lavoratori e dei pensionati tra le organizzazioni dei lavoratori e il governo Berlusconi. E poi l'abbiamo mantenuto anche alla luce della lettura dell'accordo che è stato stipulato a Palazzo Chigi. Noi in accordo sindacale siamo abituati a giudicarlo su due questioni: i contenuti, per cui la validità di un accordo lo giudichiamo dal punto di vista dei contenuti, le altre questioni sono i segnali che rappresenta l'accordo fatto in un determinato contesto, e come questioni, diciamo quasi marginali ma non secondaria, ad esempio la credibilità dell'interlocutore che va ad assumere gli impegni. In questo caso penso che ci sarebbe stato da valutare anche se Berlusconi, il Presidente del Consiglio, è un uomo che mantiene gli impegni, ammesso che con l'accordo con il confederale abbia assunto degli impegni, ma come vedrete dopo di questo non si tratta. Così abbiamo dato un giudizio molto negativo dell'intesa, e se mi consentite vi leggerò alcuni passi salienti di questa intesa, perché appunto la propria retribuzione per una pensione integrativa. Così siamo di fronte, voglio dire, su molte questioni a dei veri e propri imbrogli, insomma. Questo sulle pensioni, quello che si spende troppo sullo Stato sociale, che anche qui non è assolutamente vero, che si pagano troppe tasse, in Italia le troppe tasse le pagano quelli che le pagano, ma nel nostro paese ci sono milioni di persone che le tasse non le pagano, che anche questa è un'altra falsità che viene ogni giorno recitata, voglio dire, dal Ministro, dal Presidente. Iscritti alle associazioni interessate al congresso della Confederazione Sindacale Sarda, un saluto caloroso, anche perché credo che oramai il rapporto tra LDB e CSS ormai avanti da diversi anni, credo che sono passati 6 anni dal momento in cui abbiamo firmato un patto federativo che ci ha portato poi a un percorso comune fin dentro anche dentro la CUP. Io vorrei sottolineare questo dato degli anni, perché non è un dato sul quale dobbiamo riflettere. Cioè le esperienze sindacali indipendenti di base, le esperienze come la CSS, sono nate in un quadro politico relativo agli anni Ottanta, un quadro in cui era chiara la politica concertativa, era chiaro che le cose andavano avanti perché il governo, Confindustria e sindacati si mettevano attorno a un tavolo e decidevano, e questa cosa è arrivata fino a 2 anni fa, gli accordi sono del 92 e del 93, fino all'altro anno, gli accordi che hanno fatto sulla questione del costo del lavoro.
Oggi in realtà però siamo una situazione diversa che va colta bene, perché se noi appiattiamo la situazione attuale a quello che è successo negli anni scorsi, c'è il rischio che commettiamo un errore di valutazione. Cioè, che cosa è accaduto in questi mesi, in questi due mesi? In questi mesi è accaduto che CGIL e CISL UIL, contrariamente a quanto hanno fatto in questi anni, hanno riportato in piazza milioni e milioni di persone. Questa cosa non è una cosa da poco, non è una cosa che va sottovalutata, va colta bene nei suoi motivi profondi, altrimenti vengono rimessi in discussione i motivi di fondo per i quali noi siamo nati. Questa cosa va colta bene. Allora, qual è il motivo di questo scontro che c'è stato in questi mesi? Qual è il segno della situazione che si è modificata? Prima cosa che va detta è che questo scontro è stato uno scontro vero. È stato uno scontro tra due parti e due ipotesi di gestione del potere economico, oltre che del potere politico. Un'ipotesi concertativa, che ci ha portato agli accordi del 92-93, un'ipotesi di tipo più reazionaria, conservativa, di destra. Uno scontro vero per alcuni motivi molto concreti. Primo è che il governo Berlusconi voleva fortemente, appoggiato in questo dai suoi settori sociali, perché se guardate un momento chi ha votato Berlusconi, scoprirete che sono settori che hanno nulla a che vedere nell'attività pratica, produttiva con il sindacato, addirittura è un problema la piccola imprenditoria, gli speculatori, la speculazione in borsa e così via. La prima questione è questa qua, cioè il fatto appunto che Berlusconi voleva togliere al sindacato il potere di codeterminare una situazione di decidere, cioè affermare in modo tacceriano, come già è stato detto qua, che decide il governo. L'altra questione altrettanto concreta che è stata al centro dello scontro è una questione che non viene messa in evidenza, ma che è molto molto corposa, è la questione della previdenza integrativa. Se voi vedete quello che dice Berlusconi quando parla della questione delle pensioni, parla sempre dei mercati finanziari internazionali. Il motivo è molto semplice, è che oggi si sta discutendo, ci si sta scontrando sul fatto di chi gestirà nei prossimi anni centinaia di migliaia di miliardi. È questo il nodo dello scontro. E questo non è uno scontro finto, ma uno scontro reale. Uno scontro che io credo oggi che è uscito male Berlusconi, ma che, come dire, proseguirà. Ovviamente in uno scontro ci stanno i momenti di mediazione e di compromesso. L'accordo che è stato firmato è stato questo, quello che si diceva prima sull'accordo è molto chiaro. Questo accordo accetta fino in fondo, e lo dice, non ripeto le cose che sono state dette, la politica e le scelte del governo sulle pensioni. Questa gente ha scelto di spostare di 6 mesi a dopo le elezioni regionali il confronto politico e la spartizione sulla questione delle pensioni. Un punto di accordo ce l'hanno, è quello che fanno pagare sempre ai lavoratori i costi delle loro mediazioni, dei loro compromessi. Questo è il dato sul quale si sono trovati. Però attenzione, perché qui dobbiamo continuare in questo ragionamento, perché questa contraddizione non è superata, rimane, perché, scusate se faccio un passo indietro, ma ritorna ai referenti sociali di questo governo. Questi referenti sociali sono referenti sociali molto precisi. Dalla piccola e media imprenditoria del nord, che ha votato la Lega ma che oggi non segue più la Lega, è molto più disponibile a seguire altre forze politiche, ai settori speculativi, addirittura ai settori popolari gestiti dai sindacati di destra, ad esempio. Questo blocco di potere forte, guardate, egemonico, che ha portato ampi settori popolari. Sa cosa sono andando e me la male in Sardegna? E forse procosto per questo subisonzo che sa CSS, la Confederazione Sindacale Sarda, sia più forte, più magna, si che fa a crescere. Sono andando e me la male che mi sono 200 che manda a mezza disoccupato e impari a tutti i sostri disoccupati che mi sono in questa patria nostra. Siamo tornando a vivere su chi il suo passato colà è successo. Sono tornando a non prendere questa terra. Sono tornando
tornando a ponere il cemento, che sono le nostre scorte. Sono tornando a si che vendere su valore stesso, su valore matese della Sardegna. Pensare. Sanas, che si pone a in circa di vendere sa scantoniera. Su si stato di come si che chiedete vendere i fari sulle coste. Le tracce della nostra archeologia industriale del passato che vengono cedute e vendute al miglior offerente senza nessun controllo. Pensate al fatto che tre locomotive dell'Ottocento sono state già vendute. Queste sembrano piccole cose, ma in realtà poi non sono piccole cose, perché sono segnali di quello che in Sardegna sta avvenendo, di come il nostro popolo, la sua capacità di decidere sulla sua terra, la sua capacità e la sua volontà di vivere sulla sua terra, viene poi mortificata costantemente. Adesso, insieme al nuovo cemento che stanno preparando per le nostre coste, hanno lanciato l'operazione Spiagge Pulite, avete visto. Quell'operazione di polizia giudiziaria che è una traccia del nostro passato, di come cioè in Sardegna si è sviluppato un infame rapporto tra politica e affari che ha veramente disastrato la nostra isola. Di come corruttori corrompevano i corrotti per fare in modo che le leggi stesse che tutelavano il nostro ambiente non venissero rispettate. Erano i colonizzatori di ieri e sono i colonizzatori di oggi. Noi a quei colonizzatori siamo andati là, a Porto Rotondo, a lo sabbaidare cara a cara e a dirgli che devono smetterla finalmente di usare la nostra isola come se fosse un loro patrimonio personale, che devono smetterla finalmente di fare in modo che i sardi non possano più decidere del loro destino. Quando vediamo quelle colate di cemento, dicevano alcuni miei compagni, mi viene di mala cocca, a me mi viene di mala scorta. Questa è la terra nella quale oggi viviamo, è la terra alla quale noi abbiamo, con la quale noi abbiamo un rapporto di affetto così totale, così grande, per la quale vogliamo continuare a combattere. Noi crediamo che la Confederazione Sindacale Sarda, in questa logica e in questa terra, assolva un ruolo fondamentale, perché è parte fondamentale di qualsiasi progetto di autodeterminazione e di autodecisione dei sardi. È parte fondamentale di qualsiasi processo di riappropriazione del diritto all'autogoverno del nostro popolo. Proprio oggi. Per dire che ringrazio la Confederazione Sindacale Sarda per avermi invitato, anche per avermi consentito stamattina, seppure a quest'ora e con qualche problema e con la fretta sicuramente di tutti voi di mettere fine a una mattinata faticosa, di esprimere qualche considerazione. E qualche considerazione, voglio entrare subito nel mento proprio per guadagnare tempo, la faccio dicendo che da più parti stamattina, io sento una parte della relazione del vostro segretario generale, ma devo dire anche gli interventi successivi hanno tutti sottolineato il momento particolare che stiamo vivendo. Certo, è un momento di grande crisi, è un momento di crisi economica, è un momento di crisi della produzione, è un momento di crisi culturale, è un momento di crisi morale, è un momento di crisi politica che lancia, credo, tutto il modo di essere cittadini, di essere militanti, di essere parte attiva dei movimenti politici. Le cose che qualcuno ha detto
sono vere, avevamo un'economia di tipo industriale avuta per graziosa concessione da parte del potere centrale, non c'è più. Lo Stato ha deciso di ritirarsi, ci ha abbandonato senza neanche discutere. Non abbiamo più un modello di economia che nel passato ci consentiva di sopravvivere, seppure un modello di economia arcaica, non abbiamo più nulla, i disoccupati, gli ultimi dati dicono che abbiamo superato di molti 250.000, parliamo ormai di 270.000 disoccupati, un numero enorme, la Sardegna è ormai ai primissimi posti, per non dire negli ultimissimi posti, della disoccupazione italiana ed europea. Ciononostante io credo sia necessario, da parte di tutti i militanti, da parte dei militanti del cambiamento, quelli veri, non quelli che si camuffano dietro slogans, dietro discorsi, che poi nella sostanza non portano da nessuna parte, ma quegli uomini che vogliono veramente lottare per cambiare le cose, io credo che una riflessione la debbano fare. Stiamo vivendo, da un certo punto di vista, momenti formidabili di cambiamento. Bene, questo è un dato positivo che va contro. Io credo che mai, dalla caduta del fascismo, dall'affermazione della Repubblica che ci stiamo lasciando alle spalle, io credo che mai come in questo momento ci siano condizioni e possibilità di cogliere movimenti e riforme che forse non si sarebbero potute costruire in altri tempi. Questo è un dato che va colto. E se questo è vero, bene, allora io credo che il cambiamento più importante, quello che è stato richiamato da molti interventi stamattina, sia quello di costruire una Italia diversa, una Italia che venga riformata nella sua struttura organizzativa, ma non quella di governare i cittadini, ma quella che permette ai cittadini di governare, costruire un'Italia federale. E allora devo dire, amici, che io condivido pienamente le cose che ha detto prima di me Angelo Caria, persona che stimo molto, al quale riconosco l'impegno, la determinazione e la lealtà nel suo modo di portare avanti la sua battaglia. Tra me e lui però c'è una differenza, e credo vada detta fino in fondo, per chiarezza, perché è dalla chiarezza che poi si costruiscono le cose. Io ritengo, amici miei, che se è vero che noi vogliamo il federalismo, noi potremmo compattare qui in Sardegna tutto il popolo sardo, 1,5 milioni di abitanti, ma potremmo portare con noi i 250.000 valdostani, potremmo portare con noi i 300.000 sudtirolesi, non so quanti siano. Bene, io credo che in un paese che ha oltre 50 milioni di abitanti, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni non fanno differenza, non possono da soli costruire uno Stato federale. Amici miei, io credo sia arrivato il momento di prendere coscienza di qual è la situazione, di muoversi concretamente verso la creazione di uno Stato federale, che non può essere una cosa unilaterale. Non possiamo noi sardi, attraverso, l'avremmo potuto fare forse in altri tempi, oggi è molto tardi, attraverso la promulgazione di una legge nuova, attraverso, non è possibile purtroppo, questo bisogna essere concreto, non è possibile, noi non possiamo in Sardegna da soli fare il federalismo. Lo dobbiamo...